Covid-19. Come stanno le persone? Paura, ma anche angoscia e talvolta panico. Che cosa producono paura, angoscia, panico? Una riduzione di potere del sistema immunitario, cioè ci rendono più attaccabili dal coronavirus. Se allarghiamo lo sguardo, ci accorgiamo che il Covid, il coronavirus, in realtà ha una radice più profonda che un altro virus di cui abbiamo già parlato, il finance virus. Bene, qui siamo insieme, oggi in questa stanza, e parliamo ad altri, per poter dare dei segnali forti che noi siamo in grado come popolo di porre fine a questo per creare dentro ciascuno di noi quiete, sicurezza e serenità. Quiete, sicurezza e serenità si ottengono in due modi. Uno, avendo chiare pratiche meditative, pratiche di evoluzione personale che consentono ai nostri piccoli io di avere una guida interna, una guida interiore, un io più grande collegato alla nostra anima. Perché in questa forma noi sperimentiamo la quiete, la sicurezza e la serenità in qualunque situazione. Quindi non dipendiamo più dalle situazioni esterne. E questa è la cosa più utile che possiamo fare oggi, perché abbiamo bisogno di rinforzare il sistema immunitario. E la quiete, la sicurezza, la serenità, la gioia, l'allegria, gli humor, l'eros sono i modi che funzionano di più per rafforzare le nostre difese. Ma poi c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Per stare in quiete, la sicurezza, serenità, bisogna che abbiamo una visione del mondo esterno altrettanto, diciamo, articolata e ben formata come quella del mondo interno quando pratichiamo la meditazione e le altre pratiche di trasformazione personale. Cioè dobbiamo poter vedere il mondo con gli occhi distaccati, in modo da poter vedere che c'è una via d'uscita, che questa via di uscita è molto vicina a noi. Pensate, si chiama Costituzione Italiana. Ecco, come dobbiamo prendere il Covid-19 o coronavirus? Lo dobbiamo prendere come occasione, un'occasione unica che abbiamo di risveglio. Occasione unica in senso di occasione grandiosa, perché tutta l'umanità deve cambiare le sue abitudini. Le abitudini che avevamo prima non erano buone abitudini, erano pessime, sia quelle alimentari, sia quelle culturali, pessime. Dobbiamo rivedere tutto il nostro modo di vivere, che non era guidato dalla saggezza, era guidato dall'idiozia. L'umanità negli ultimi decenni si è comportata come un branco di idioti, fatti non fosse per vivere come bruti, ma per vivere in coscienza, virtude e conoscenza. Ecco, questo ci dice il grande poeta. E noi facciamolo se vogliamo minimamente uscire dall'idiozia, perché gli idioti è chiaro che finiscono male. Allora, perché il coronavirus può diventare questo momento straordinario di occasione di risveglio dell'intera umanità? Perché smaschera la gabbia finanziaria in cui tutti nel mondo siamo presi dentro, siamo in una prigione finanziaria. Come è fatta sta prigione? Guardatela qua. Il denaro domina su tutto, domina sul benessere dei lavoratori, domina sui popoli, i quali, come vedete in questo disegno, questo è il segno della oppressione, sono oppressi dalla finanza internazionale, tutti i popoli del mondo. E come funziona la finanza internazionale? In parole semplicissime, la finanza internazionale ci impone a tutti, come esseri umani, singolarmente, come gruppi, come collettività, di praticare la forte competizione tra di noi, forte competizione politica, economica e sociale. Bene, la forte competizione politica, economica e sociale, non c'è alcun dubbio, è incostituzionale. Perché dico che è incostituzionale la forte competitività? Ci vogliono grandi studi, decenni per capire sta stupidaggine, questa cosa banalissima? No, qualche minuto ci vuole. La Costituzione
è basata non sulla forte competitività, ma proprio sul contrario, sulla solidarietà politica, economica e sociale. In altri termini, mentre qui è la finanza che domina sui popoli, qua i popoli dominano sulla finanza, la finanza è al servizio dei popoli. Ecco, questo cambia completamente le modalità di governo. Oggi le modalità di governo servono a rendere i popoli sempre più schiavi della finanza internazionale. E questo, come vi ho appena dimostrato, è assolutamente incostituzionale. E andiamo a vedere cosa è successo prima del coronavirus. Prima del coronavirus, gli economisti che si rifacevano a questo modello predatorio ci hanno consigliato tagli alla sanità. Medici, infermieri, ospedali, macchinari, tagliare, tagliare, tagliare. Quindi abbiamo perso, diciamo, un ventesimo, un 20% degli ospedali, 8.000 medici non sono stati riassunti in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo decennio, ma adesso allargo anche le carceri. Le carceri, veniva detto oggi a prima pagina, c'è stata una rivolta e non tutti sanno che questa rivolta era dovuta soprattutto alla paura dei carcerati di essere infettati, perché le carceri sono sovraffollate. Quindi chi se lì dentro il virus si contagia in un attimo. E secondo voi, come mai le carceri sono sovraffollate? Facciamo un ragionamento. Se sono sovraffollate, cosa vuol dire? Vuol dire che sono troppo piccole rispetto alla popolazione carceraria, giusto? Bambini, siete d'accordo, no? Se questa stanza è sovraffollata, vuol dire che questa stanza è troppo piccola. Se c'è più gente, bisogna, per stare larghi, bisogna avere una stanza più grande. Questo è il ragionamento fondamentale per capire e smascherare il neoliberismo. Siamo a questi livelli. Allora, è chiaro che se le carceri erano sovraffollate, voleva dire che coloro che avrebbero dovuto ingrandirle hanno ricevuto la solita raccomandazione: tagliate le spese perché non ci sono soldi, tagliate le spese della sanità perché non ci sono soldi. Ecco che adesso ci troviamo con i carceri sovraffollati, ma non solo, adesso che ci abbiamo sovraffollati avremmo una possibilità di rendere la popolazione carceraria meno affollata. Basterebbe applicare delle misure alternative al carcere, in particolare il domicilio, insomma, scontare la pena a casa propria. Eh sì, ma per questo ci vorrebbero i braccialetti elettronici. Non ce li abbiamo. Ma come mai non ce li abbiamo? Com'è possibile? Ragazzi, i braccialetti costano. Non abbiamo abbastanza soldi, manco per quelli. Ecco. Nel prossimo video vi dirò perché questa è un'assoluta baggianata, qualcosa che fra presto, fra qualche mese spero, i bambini delle elementari sapranno già dopo il primo trimestre. Oggi non lo sanno manco i plurilaureati, è una cosa semplicissima. Dunque, avremmo dovuto avere più ospedali, avremmo dovuto avere carceri più grandi, ma non l'abbiamo fatto. Perché mancavano i soldi. Bene, l'economista più grande del Novecento, forse il più grande economista che sia mai esistito, John Maynard Keynes, l'economista che ha ispirato il modello economico costituzionale, ha detto una frase semplicissima. Certo, per costruire un ponte, un ospedale, una scuola, possono mancare le materie prime. Manca i mattoni. Può mancare il lavoro. L'unica cosa che non può mai mancare, ascoltate, non possono mai mancare sono i soldi. Perché? Perché nello Stato costituzionale, nello Stato democratico, i soldi vengono stampati dalla banca centrale pubblica, ripeto, dalla banca centrale pubblica, che oggi li può stampare con un semplice clic sul computer.
nella misura necessaria all'economia per creare la piena occupazione e per creare il benessere del popolo. Mentre dico questo, vedo davanti a me uno stuolo di economisti mainstream che si strappa le vesti, si tira via i capelli urlando alla bestemmia. Ma come ti permetti di dire simili falsità? Come? Non mancano i soldi, ma non hai visto il debito pubblico italiano dove è schizzato e continua sempre di più ad andare verso l'alto? Questi debiti vanno pagati, costruire ospedali, si fa debito, assumere infermieri, assumere medici, si fa debito. Questi economisti sono due tipi, o quelli proprio corrotti o quelli veramente ignoranti, i quali non hanno letto una pagina di John Maynard Keynes, uno, due, non hanno letto la nostra Costituzione, la quale prevede che noi abbiamo la sovranità monetaria e che quindi la banca centrale, la banca quella che era la Banca d'Italia, può stampare tutta la moneta che vuole. Se questi signori non lo capiscono, lasciamoli stare. Però il problema è che una grossa fetta del popolo italiano ha creduto a questi ignoranti e corrotti. Quindi il popolo italiano oggi continua a ritenere che non ci sono i soldi, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, che abbiamo fatto un debito pubblico enorme, che mentre i tedeschi sono formiche noi siamo cicale e così via. Allora, noi non parliamo agli economisti perché gli economisti sono incorreggibili, perché su questo hanno investito la loro carriera, hanno certamente il loro tornaconto, ma il popolo sì, il popolo approfittando di questo periodo del coronavirus per cui stiamo in casa può seguire una decina di ore di lezione con le quali si toglie per sempre dalla testa che mancano, possono mancare i soldi. A quel punto, quella rabbia che sta dietro la paura verrà fuori prima o poi? Ci sarà qualcuno che quando ha visto proprio marito uccidersi perché la propria azienda ha dovuto chiudere, magari scende in piazza insieme a qualche altro centinaia di persone, poi migliaia e qualche milione, fino a che i politici corrotti, gli economisti corrotti, cominciano finalmente ad avere una sacrosanta, sana paura che arriva al panico? Io spero di sì, se il popolo italiano si risveglia è chiaro che può attuare la Costituzione e può quindi emanare tutti i soldi che vuole. Stop. Beh, noi siamo nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea siamo dentro la gabbia finanziaria internazionale, anzi siamo in una delle prigioni più rigide dell'intera prigione mondiale della finanza. E quindi l'Unione Europea utilizza l'oppressione dei popoli e in primo luogo l'oppressione dell'informazione, la distruzione dei cervelli pensanti del popolo, grazie al fatto che possiedono tutti i mass media, e quindi hanno imbottito il popolo italiano col fatto che il debito è fuori controllo, che bisogna mantenersi dentro il pareggio di bilancio e una serie di fesserie di questo tipo. Adesso andiamo proprio alla cronaca. Conte, Giuseppe, signor Giuseppe Conte, ha stanziato 25 miliardi per poter andare incontro alle urgenze, no? C'è un'intera pagina del Corriere della Sera, ma un po' tutti i giornali, ha riportato le misure di questo lunedì, no, del decreto, questo lunedì scorso, in cui si dice faremo questo, faremo questo, faremo quell'altro, 25 miliardi. E uno dice, certo, che bella cifra però, accidenti, quanto sono generosi. Ecco, ma come ci siamo arrivati? Strappandole come elemosina dal sistema europeo, perché dovremo sforare un po' dal limite di bilancio, che al massimo prevede che ogni anno sforiamo al massimo del 3%. Poi in realtà dobbiamo rientrare molto di più del 3%. Questo è tutto un altro discorso che rende la cosa ancora più grave. Ma comunque non possiamo sforare il 3%. Ora, se Keynes
risorgesse e tornasse oggi in vita, cosa direbbe a questi economisti che ci hanno costretto a vivere di elemosina? Direbbe quello che direbbe qualunque economista sano oggi, e ci sono fortunatamente. Direbbe che questo è un modello predatorio, violento, che serve ad ammazzare i popoli, a distruggere il pianeta. È criminale questo sistema, questo direbbe. E poi, quindi, noi mettiamo nell'economia 25 miliardi, ma 25 miliardi sono una briciola, lo ha ammesso anche Conte stesso, sono una briciola rispetto a quello che ci vuole da adesso in avanti, visto che il coronavirus durerà comunque qualche mese, perché ogni mese che passa noi perdiamo un centinaio di miliardi, 80, 100 miliardi. Si fa presto i conti, eh? Un mese passato, ce n'è un altro, cioè ci vorranno circa almeno 400 miliardi non per riparare i danni all'economia che si è fermata in gran parte. Industrie che chiudono, fabbriche, poi artigiani. Cioè, tutta l'economia oggi si riduce sempre di più. E quindi noi stiamo accumulando un debito enorme. Perché attenzione, questo, se rimaniamo dentro il sistema in cui siamo, diventa tutto debito. Mettiamo anche che Conte ci riesce a trovare questi soldi, ma sono a debito. Mettiamo anche che riesca a metterli nell'economia, 300 miliardi, che riesca a rinviare il pagamento delle imposte, ma poi dopo bisogna pagare, perché? Perché siamo a debito. Ecco. E l'unica ragione per cui siamo a debito è fondamentalmente che il popolo non sa queste cose. Perché un popolo che è cosciente del fatto che la moneta si stampa con un click, e le banche fanno questo, la creano dal nulla, e poi ce la prestano. Cioè la moneta viene creata dalle banche e noi la prendiamo a prestito e dobbiamo pagare gli interessi. Mentre questo click, anziché farlo fare alle banche private, dovremmo farlo noi ed emettere moneta del popolo non a debito. Questo risolverebbe tutti i problemi dell'economia e in parte anche del coronavirus, che chiaramente potremmo ovviamente comprare più facilmente macchinari, assumere medici, fare tutto quello che è necessario. Stop. Molti di voi avranno già spento questo video e staranno precando e bestemmiando contro di me che li sto portando fuori strada. Quelli che sono rimasti, quei pochi, speriamo tanti, non lo so, sappiano questo, che la Germania, con la sua banca pubblica, la Germania che ha voluto il sistema euro, che secondo i fondatori il sistema euro era la nostra salvezza, no? Nostra salvezza, grazie a Dio siamo entrati nell'euro. Abbiamo una bella fila di personaggi, no? Ci hanno fatto entrare nell'euro. Bene. Meno male siamo entrati nell'euro. Bene, la Germania che cosa fa oggi? Con la sua banca pubblica emette nell'economia reale, non finanziaria, cioè veramente direttamente imprese e famiglie, ascoltate quanto? 550 miliardi di euro. Questa notizia è stata data dal Sole 24 Ore, che io ho comprato l'altro giorno, e c'era. Poi è sparita. E da allora c'è stato un silenzio stampa nei giornali mainstream. Nessuno ne parla più. Ora può darsi che domani ne parlino, ma sicuramente vi diranno che la Germania lo poteva fare perché la Germania è un'economia forte, noi siamo un'economia debole e così via. Però io spero che quel tanto che vi ho detto, se vi è entrato in testa, capirete che sono menzogne. Tutta l'economia neoliberista, questa, necessita delle menzogne, perché è tutta falsa. L'economia costituzionale è vera, questa è falsa. Ecco. Allora, se il popolo si risveglia, questi qui li mandiamo tutti a casa e creiamo del nostro paese, ne facciamo un paradiso. Un paradiso perché dovete ricordarvi, questo dovete sapere, che noi negli anni 60 e 70 abbiamo vissuto il cosiddetto miracolo economico, eravamo il paese al mondo che cresceva di più, che aveva gli imprenditori più intelligenti, più svegli, più capaci.
Per questa ragione siamo stati attaccati dagli altri stati che competevano con noi. Ora, la nostra Costituzione non prevede la competizione tra gli stati, non prevede la competizione tra imprese, prevede la cooperazione. Questo è l'unico modo in cui possiamo vivere su questa terra, un modo che sia civile e non sia incivile e barbarico.